Il Real Catanzaro perde i punti, ma non certo l'onore. I ragazzini allenati da Nuccio Tolomeo rendono difficile il compito al Marina di Gioiosa, che a fatica porta a casa i 3 punti. Vince 2-0 la squadra di Scigliano con una doppietta di Vincenzo Carbone, ma i giovani di Tolomeo sono protagonisti di una gara davvero di valore. Ed ora sentiamo le interviste. Partiamo dal tecnico ospite Scigliano, poi è la volta di Nuccio Tolomeo, tecnico del Real Catanzaro. Poi il bomber di giornata Vincenzo Carbone del Marina di Gioiosa ed il dirigente degli ospiti Carbone. Sicuramente sono le partite che avevo timore di questa partita, perché era una partita dopo le feste. È normale che nella testa dei giocatori, se ne è a Catanzaro, una squadra che è ultima in classifica, diciamo che l'hanno presa molto allegramente. Sono deluso della prestazione dei miei, salvo soltanto il risultato. E devo fare i complimenti al Real Catanzaro, che con questi giovani sta facendo molto bene, sta preparando la strada per il futuro. Ma certamente oggi è stata una prestazione più che positiva, c'è il rammarico della sconfitta, però ai ragazzi bisogna soltanto elogiarli. Credo che bisogna dare un encomio a questi ragazzi che hanno dato per 90 e passa minuti con il cuore, con l'animo. Onestamente, purtroppo una prima disattenzione a 10 secondi dalla fine del primo tempo ci ha punito con il primo gol, quando noi avevamo creato 4-5 palle gol limpide. Poi pazienza, nel calcio ci sta, abbiamo iniziato un secondo tempo con meno, magari un ritmo più blando, però certamente non meritavamo questa sconfitta. Fino alla fine ce l'abbiamo messa tutto, poi certo al 92esimo, al 91esimo abbiamo preso il 2-0 su una ripartenza, anche un'altra nostra disattenzione, però con una squadra giovanissima e non giovane ci può stare. C'erano in campo forse la maggior parte 2,97, dei 96, dei 95, forse il più grande è il portiere, che è un 91, perciò di conseguenza credo che bisogna dire soltanto grazie a questi ragazzi. Il risultato ci condanna, ci penalizza più del dovuto, però alla fine purtroppo sappiamo che cosa andiamo incontro con una squadra giovane, sperando che sia un futuro migliore per questi ragazzi. Sì, oggi mancava il fratello e ci ha pensato lui. Le ripeto, salvo soltanto il risultato della prestazione, sono alquanto deluso dall'atteggiamento dei giocatori. Loro sono venuti qua a Catanzaro certamente con un punto psicologico, che magari pensavano di trovare una squadra sottotono, una squadra di ragazzini che magari poteva riuscire tutto facile, però alla fine credo che tutto ciò non si è verificato, perché i ragazzi ci hanno messo il cuore, l'anima. Certamente il Magnus Gioso ha fatto il suo, alla fine magari, ecco qua, due disattenzioni nostre hanno vinto, magari meritatamente, però credo che alla fine, credo, se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla. Io devo dire soltanto grazie a questi ragazzi e anche un in bocca al lupo al Marino Gioiosa, che magari oggi ha preso questi 3 punti e va avanti per la sua strada. Ma diciamo che forse l'unica squadra che manca nei primi posti è la Palmese, altrimenti sono le squadre che si pensava che potessero arrivare fino in fondo. Noi siamo partiti con delle ambizioni così, di tentare di fare i playoff. In questo momento ci siamo e siamo soddisfatti del risultato. Hai detto bene, perché è stata una squadra. Faccio un plauso a questa squadra perché è piena di giovani, tutti 96, 97, che corrono, mettono voglia e hanno voglia di vincere. E veramente un grosso applauso ancora perché queste sono le partite che forse le più difficili a vincere perché il risultato deve essere scontato. E quando il risultato devi vincere per forza, alcune volte non, il nervosismo e la fretta di fare gol fa in modo che la partita si inizi a riscaldare, gli animi, ti innervosisci e poi non riesci a fare il risultato. Sì, è importante, erano i 3 punti, ma mi sia consentito congratularmi con i ragazzini, neanche i ragazzi del Real Catanzaro, che hanno tenuto testa alla nostra squadra, anche se oggi mancavano diversi titolari, ma ripeto, onore al vero, hanno disputato un'ottima partita, perdendo per 2-0, che alla vigilia si pensava forse in un risultato tennistico, ma invece, ripeto, intendo elogiare questi ragazzi che sicuramente avranno un futuro migliore, perché stanno onorando un campionato con dei ragazzini, e merito a loro e al mister che dà fiducia.